L'accesso alla socialità nello spazio pubblico diventa vincolato al consumo di prodotti a pagamento. Ne consegue un allontanamento e una sostituzione della popolazione residente, che non può più permettersi di abitare il quartiere e di pagare l'affitto, a favore di una classe media più ricca e più esclusiva. La nostra ricerca ruota attorno al rapporto tra il corpo, il paesaggio, i corpi e i territori, e alla ricerca di una permeabilità dello spazio pubblico, dello spazio urbano. Lo spazio del nostro lavoro in molti casi è stato anche per me la strada, direi, e l'archivio. Molto spesso possono confluire in uno stesso paesaggio o nel farsi paesaggio di una camminata o nello studio di un paesaggio. La strada ci interessa per moltissimi motivi, tra cui uno è quello del teatro che straborda e esce dalle sue stesse recinzioni, dai suoi divieti, dalla sua messa in scena, sia della frontalità tra pubblico e spettatore, sia delle sue stesse recinzioni rappresentative. E in strada per noi ben altro è possibile. Intendiamo il nostro spazio di lavoro come uno spazio ibrido, il più possibile aperto, e più che multidisciplinare, mi piacerebbe dire antidisciplinare, che quindi supera gli steccati tra le diverse discipline, e le mescola, le fa incontrare. Le pratiche di commoning sono pratiche collettive che trasformano le cose in commons, producono benessere per mezzo della cura e dell'inclusione. Nei nostri lavori il pubblico ha sempre uno spazio di libertà il più possibile ampio, almeno questo è il tentativo. Chiaramente offriamo una lettura, una lettura dello spazio pubblico che è spesso politica. Rintracciando le parole di uno storico ambientale che si chiama Marco Armiero, diciamo che uno dei nodi, una delle questioni è osservare all'interno dello spazio pubblico chi vince e chi perde. E di solito chi perde sono chiaramente persone marginalizzate, razzializzate, femminilizzate, e questa è una questione, diciamo, che osserviamo sempre quando attraversiamo lo spazio pubblico. Ci piace sempre definirci come un branco che cammina, quindi una comunità temporale che condivide uno spazio-tempo limitato, ma che fa il più possibile esperienza dello spazio in cui si muove. Quindi l'invito che facciamo sempre al pubblico è quello di spalancare la percezione e di raccogliere il maggior numero di dati percettivi sull'ambiente circostante. Ad esempio quest'anno abbiamo lavorato anche sulle linee di erranza. Credo fortemente che l'incontro con l'imprevisto e con la differenza che può darsi anche nella ripetizione quotidiana, nei percorsi che facciamo quotidianamente, nella ripetizione di cui abbiamo anche bisogno nelle nostre abitudini quotidiane, può darsi solo nel gettarsi in strada, nel gettarsi nel paesaggio, nell'essere ancora in strada. Gentrification, un neologismo che ha avuto successo, coniato dalla sociologa inglese Ruth Glass nel 1964. Il termine gentry è di origine anglosassone e sta a rappresentare la piccola nobiltà di campagna inglese. Il titolo di quest'ultima camminata che abbiamo realizzato e curato per Margine Operativo dentro Attraversamenti Multipli è stato Gentrify This, che è un motto che alcuni movimenti europei stanno portando nello spazio pubblico. E quello che abbiamo provato ad osservare è come i processi di gentrificazione trasformano lo spazio pubblico. L'arte è una delle maggiori imputate in questo processo di gentrificazione, anche se in realtà forse la responsabilità va ravvisata piuttosto nelle politiche neoliberali che amministrano i territori in cui viviamo. Quindi questa camminata ha osservato come il Quadraro è dentro un processo di trasformazione da ormai decenni, come i muri di questo quartiere urlino e gridino contro questo processo in atto. Se l'arte non è neutra, se non è un altro mondo, ma è anzi dentro i grovigli materiali e produttivi del mondo in cui siamo, come può mantenersi vigile? Come si smarca dal rischio di essere strumento delle speculazioni, estrazione di profitto mascherata? Quanto potere potrebbero esercitare le artiste e gli artisti? Partecipando a una camminata, lo spettatore ovviamente non è al riparo dalle intemperie come se fosse seduto in un comodo teatro, ma deve essere disposto anche lui all'imprevisto della strada ma probabilmente anche allo scoprire che poi camminare e essere in città, essere fuori, essere in un paesaggio è poi l'unico modo anche per invece riconsiderare, citando impropriamente Ugo La Pietra,
che camminare può essere un modo per sentirsi ovunque a casa propria. Pourquoi les roses ne parlent pas quand on jardin secret pourtant j'ai vu des fleurs causer au